Grazie ad Antonella Rocchi. 31 minuti dopo le 8 del mattino, non stop news su RTL 102.5 sino alle 9 del mattino, quando arriverà la famiglia. Oggi è anche Cristiano Malgioglio. Come già anticipato, salutiamo non solo il direttore strategia e sviluppo dell'informazione Mediaset, ma diceva bene poco fa Giusy Legrenzi, un amico di RTL 102.5. Mario Giordano, direttore, ben ritrovato, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti. Va bene, bene, dai. Buongiorno, direttore. Allora, senza che tu dica niente, vogliamo dare un fortissimo abbraccio. Sono stati giorni complicati per te, ma insomma ci fa molto piacere che rimani al servizio dell'informazione all'interno dell'azienda che ti ha dato questa opportunità negli ultimi anni. Andiamo a cose più serie, caro direttore Giordano. Su Twitter da circa 24 ore viene ritwittato, come si direbbe, a rotta di collo, un tweet di Peppe Grillo del 2017. Chiedo l'ausilio di Massimo Galante al Social Corner. Cosa dice? Sì, 23 gennaio 2017, Salvini, Meloni, mangiate tranquilli, il Movimento 5 Stelle non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del paese. Di Maio in qualche modo ha archiviato, caro Giordano, l'era Grillo dentro il Movimento 5 Stelle, o c'è un'alternativa sempre pronta firmata da Grillo e Di Battista qualora Di Maio fallisse con Salvini? No, non c'erano più alternative. Mi sembra che insomma i cambiamenti fatti da Di Maio nelle ultime rispetto alle posizioni iniziali del VAF e dei successivi VAF siano già state molte, quindi questo diciamo era la conseguenza inevitabile. Io credo che la soluzione, se poi soluzione ci sarà, perché insomma adesso ieri sera si è aperta diciamo una porta, poi bisogna vedere come va a finire. Forse in questo momento l'unica soluzione è ragionevole, l'unica alternativa credibile al voto sotto l'ombrellone con la paletta e il secchiello in mano. 22 o 29 luglio. Mario, Di Maio e Salvini si tratta sui nomi, perché adesso questo è uno dei primissimi nodi. Hai qualche intuizione in merito? No, lì si tratterà di... No, naturalmente non ci vuole la sera di cristalli, i nomi sui giornali se ne fanno di tutti, da quelli diciamo più politici alla Giorgetti a quelli più tecnici alla Cottarelli, addirittura qualcuno dice che potrebbe essere addirittura quella che doveva essere il segretario generale della Farnesina, la Bellomo, che doveva essere il capo del governo cosiddetto neutrale, che anche lì una follia del governo neutrale di Mattarella, che potrebbe essere ripescata come premier di un governo politico invece di 5 Stelle e Lega. Io devo dire che da questa cosa però noi italiani siamo stordi, lasciami guardare con un po' di positività questa mattina. Siamo una fantasia straordinaria. Nei giorni scorsi abbiamo inventato il governo neutrale, che è una cosa straordinaria, il governo neutrale. Oggi abbiamo inventato l'astensione benevola, no? L'astensione benevola è un'altra formula che dai tempi delle convergenze parallele, che non si creava qualcosa. E poi non so cosa avremo, la fiducia malevola. Ah, il governo, stamattina qualcuno parla del governo delle larghe fraintese. Ci manca solo a questo punto il premier Cacio e Pepe con crema di cicoria e poi siamo a posto. Che meraviglia, direttore. Del resto la storia ci viene in soccorso, perché noi siamo alla fine il paese della belligeranza, della non belligeranza, della co-belligeranza. Ce le siamo inventate tutte, ripeto, questo è una storia di ben altro peso. Ci eravamo peraltro infilati un po' in un vicolo cieco, quindi adesso, ripeto, stamattina la situazione è questa, si tratta di vedere, si è aperta una possibilità, cioè ci sono due formazioni, 5 Stelle e Lega, che hanno ottenuto in modo chiaro le indicazioni, il 4 marzo dei cittadini, le preferenze dei cittadini. Adesso si tratta di vedere se queste due forze sono in grado di produrre un esecutivo dopo 60 giorni che, lasciamelo dire, abbiamo un po' perso, no, non un po', totalmente perso fra veti, contro veti, io mi siedo al tavolo, tu non siedi al tavolo, io prendo l'aperitivo, tu vieni a cena, tu non vieni, io vengo, non vado, non vengo, non vedo, ci vediamo, non ci vediamo. Adesso riusciamo, si riesce, riescono a fare un governo che dia una risposta a quelle, badate bene, aspettative altissime che sono state create, perché giusto i cittadini, il paese che tante volte abbiamo raccontato anche da voi, ha delle aspettative molto alte a questo punto. Saranno in grado sia con i nomi e sia anche con le politiche, perché lasciamelo dire, la cosa che io vedo ancora più preoccupante, al di là della scelta del nome, è la scelta delle politiche, cioè tra tax o reddito di cittadinanza.
Quale delle due? Perché le due formazioni hanno fatto giro sposte molto su questi punti. Sull'immigrazione, la linea dei 5 Stelle è molto diversa dalla linea della Lega. Che posizione si prenderà? Cosa si farà? Che risposte si daranno ai cittadini? E questa è un po' la sfida, che però è anche giusto che due forze, due leader giovani, nuovi, che si sono proposti, hanno la possibilità di giocarsela. Vediamo. Insomma, è un governo neurologico, abbiamo capito, Giordano. Senti, io mi aspetto un tuo libro prima o poi chiamato I Neutrali, perché in questo paese, quando c'è una crisi, un problema, ci si appella sempre, diciamo così, ai professori, ai tecnici, chiamati appunto neutrali, perché sarebbero né carne né pesce. Dietro a questi neutrali, cosa c'è secondo te? Dietro questi neutrali c'è chiaramente, ci sono delle politiche che non sono decise dai cittadini ma sono decise da altri fronti, in modo particolare i grandi poteri finanziari, in modo particolare Bruxelles. Io credo che i governi tecnici siano stati in questo paese un'iattura, credo che il governo Monti sia stato un'iattura, credo che uscire da 3 governi consecutivi non scelti dai cittadini sia stata un'iattura. Per questo pensavo, ho scritto anche nei giorni scorsi, che un governo neutrale fosse una cosa che Mattarella ha usato, secondo me giustamente, come provocazione, ci è riuscito per accelerare i tempi, ma fosse una follia, perché il governo non è mai neutrale. Se ci sono da recuperare 12 miliardi e mezzo per evitare l'aumento dell'IVA a settembre, ebbene questi 12 miliardi e mezzo dove li andiamo a prendere? Non è una scelta neutrale, nessuna scelta. Il governo neutrale è un ossimoro, è come ghiaccio bollente. Il governo deve decidere, ogni decisione non è neutrale, e i tecnici, lo ripeto, sono stati in questo paese una cioè, leggo che oggi tra l'altro sono scattati i termini della pensione per la Fornero. Auguri, beata lei, ma io credo che la Fornero, una delle più grandi esperte di pensioni, abbia fatto una delle riforme peggiori, senza umanità, senza attenzione ai cittadini, a cui si è dovuto mettere rimedio con 27.000 interventi successivi. E quindi sono dell'idea che sia giusto dare la possibilità a chi ha ottenuto i voti dei cittadini. Adesso però le responsabilità e anche le attese, lo ripeto, sono altissime. Abbiamo una manciata di secondi, Mario Giordano, velocemente, poniamo che si faccia questo governo, Lega, Movimento 5 Stelle, su che cosa a un certo punto secondo te potrebbero cadere? Qual è il tema caldo di questi due diciamo esponenti? Ma lo accennavo prima, secondo me le due cose molto chiave sono quella politica economica, quindi che strada prendere fra flat tax e reddito di cittadinanza, che sono misure molto costose. Oppure... e l'altra cosa, attenzione, il problema dell'immigrazione non è finita, riprenderanno gli sbarchi, ci sono dei problemi, che politica scegliere sull'immigrazione. Le posizioni reali, al di là delle dichiarazioni ufficiali, dei due schieramenti sono molto diverse fra di loro. E in tutto questo l'imprimatur è arrivato ieri sera da Berlusconi. Storia meravigliosa. Mario Giordano, grazie. Grazie a voi, buona giornata.